Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sarà la nostra morning routine versione estiva. Noi ci siamo organizzati con Riccardo, 5 anni, e Sebastian, 3 mesi, in maniera molto, molto militare per riuscire a fare tutto. Come vedete, abbiamo anche impostato più sveglie perché la sveglia definitiva è alle 6 e mezza, però per precauzione iniziamo a metterle già dalle 6 per essere sicure di svegliarci. E alle 6:30 suona la mia ultima sveglia. Io raccolgo tutto il coraggio che ho. In questo preciso momento vorrei dormire altre 9 ore solitamente e mi alzo. Sebastian lo lascio dormire perché tanto io sono la prima che si alza in famiglia, e per andare subito a fare il biberon di precauzione, metti caso che sveglio Sebastian, lo preparo e lo riporto in camera. Intanto poi Ale si sveglia in maniera più tranquilla perché lui è il genere di persona che quando si sveglia dorme ancora. Quindi io mi occupo di Riccardo, mi lavo subito la faccia cercando di svegliarmi nella maniera più possibile e me la sciacquo con dell'acqua fredda, gelata. E devo dire che mi aiuta molto perché riesce a darmi una sferzata di energie e svegliarmi, ecco, con le cattive. E poi vado subito direttamente da Riccardo e cerco di svegliarlo. A volte ce la faccio subito, a volte devo lavorarci di più, e poi c'è il trasporto. Di solito lo prendo in braccio, i miei 26 kg di bambino, e me lo porto subito a darsi una rinfrescata in bagno. Poi, prima di cambiarsi, solitamente si veste lui, si prepara. Quindi si cambia, si mette la divisa per il campus, raccoglie quello che c'è da raccogliere ogni tanto, e poi andiamo finalmente a fare la colazione. Ecco, i cereali preferiti di Riccardo, come potete vedere dalla sua faccia, è entusiasta di questi cereali che la mamma gli ha comprato perché non contengono zuccheri, e lui, abituato ad altri cereali, è entusiasta di questi cereali nuovi. Però alla fine li mangia con un po' di incoraggiamento. Poi alla fine li mangia. Questi sono quelli nuovi che non hanno zuccheri, però non è che lo facciano impazzire, ecco. Però comunque è importante la colazione, se no poi non mi regge. E li preparo intanto che Riccardo fa la colazione, io gli preparo la merenda che si porta poi al campus. Come vedete è una merenda bella sostanziosa. Gli faccio di solito i due toast con dell'affettato di tacchino, un po' di frutta secca, che lui impazzisce per la frutta secca, e un frutto che non manca mai perché lui adora la frutta, adora, adora tantissimo la frutta. E poi vado ad inserirlo nel suo zainetto. Di solito tutto il resto, il cambio e tutte le cose per il mare o per la piscina, le preparo la sera prima. Lascio solamente la merenda e l'acqua, che la prendo fredda, e poi per ultimare proprio il suo zainetto. Un bacino a golf, e poi Riccardo va a lavarsi i dentini. Devo dire che lui è super super autonomo, si cambia da solo, si lava da solo. Ovviamente i vestiti glieli faccio preparare io, cioè glieli preparo io prima, e io intanto preparo la colazione per me e per Ale. Faccio di solito il pancake, e finalmente mi bevo anche il mio caffè. A volte riesco anche a bermelo prima, quando Ricky sta facendo colazione, però il caffè è basilare. E mi prendo anche il mio termogenico perché io vado direttamente in palestra a fare la mia sessione di CrossFit, e infatti il mio pancake non me lo mangio adesso, ma lo lascio per dopo. Infatti lo copro, e così quando torno da CrossFit mi faccio la doccia e ho già la colazione pronta. Tanto vado a svegliare Sgrufolino, che è ora di svegliarsi per bere il suo lattuccio. Amore, mamma mia, è un dormiglione, faccio fatica a svegliarlo. Mi dispiace anche svegliarlo, sinceramente. Infatti, quando ci svegliamo così presto, lui lo lascio dormire il più possibile, però poi deve bere il lattino. E il lattino di tutto ciò, ecco, c'è anche Romeo, ovviamente, perché anche i gatti fanno parte della nostra morning routine estiva, qualunque morning routine.
E del latino se ne occupa Ale. In verità di Sebastian se ne occupa totalmente Ale, così almeno ha tempo di risvegliarsi con tranquillità, piano piano, ha tempi di risveglio un po' lunghi, così hanno il loro momento, amori. E io intanto preparo il pranzo. A volte noi pranziamo direttamente, ci portiamo il pranzo da casa al club e lo preparo io, se no mangiamo al ristorante del club. Chi segue i vlog più o meno sa come siamo organizzati. Preparo un pranzetto leggero, quindi sempre un'insalata con, in questo caso ho messo della mozzarella e del salmone affumicato che mi piace molto, 1 chilo di pepe, i cracker integrali, questi non contengono zuccheri, un po' di pomodori, frutta secca e poi è pronto il pranzetto. Chiudo in questi contenitori che sono stra comodi per portarsi dietro del cibo sano, per non cadere nelle schifezzine. 2 barrette proteiche per la merenda, della frutta, il latte in polvere, i biberon. Metto tutto in questo zaino frigo di Decathlon, così mantiene tutto al fresco e così siamo quasi pronti. Vado in camera e scelgo il vestitino per Sebastian, una tutina, e poi se ne occupa sempre Ale per la vestizione e a carico suo, vestizione e una dose bella massiccia di coccole per queste cosciotte patte. Mamma mia, che sonno. Ecco, Ale, come vedete è molto bravo nella vestizione di Sebastian. Devo dire che in un modo o nell'altro comunque lo veste, ecco, con un po' di pratica, ma è sempre così, finché non glielo mette all'incontrario o i piedi al posto delle braccia, comunque alla fine lo veste, ecco, fa un po' di pratica, ecco. E amore, guardate Sebastian com'è, mamma mia, da tutto da baciare, me lo mangerei tutto. Me lo mangio, mamma, te mangio i cosciotti e i guanciotti, te mangio. Ma io li mangio questi piedi. E allora? Li mangio. Ma anche questi guanciotti. E anche questo testino. E anche questa panciotta. Mangio tutto. Mentre Ale si veste e si occupa di Sebastian, io vado in camera dei trucchi e mi preparo per andare in palestra. Un bacino a Romeo, che è sempre nella camera dei trucchi, anche in questo preciso momento. E noi siamo pronti per uscire. Ale, Sebastian e Riccardo vanno direttamente al club, io vado in palestra a fare la mia sessione di CrossFit e questa è la nostra morning routine. Ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video.